Le balene spiaggiate, recuperate e reintrodotte in mare hanno buone possibilità di riprendere una vita normale in acqua, almeno secondo i dati raccolti da un nuovo sistema di monitoraggio satellitare sulle attività degli animali. Dal rapporto pubblicato sulla rivista Wildlife Research, i traguardi raggiunti dall'uso dei satelliti per seguire e controllare le balene nei loro spostamenti sono stati notevoli. L'obiettivo principale dello studio è stato quello di testare quanto siano efficaci le pratiche di salvataggio e di reintroduzione nell'oceano dei cetacei. Gli esemplari, dotati di etichette lampeggianti, sono stati infatti seguiti dal satellite nella fase di reintegrazione. I mammiferi analizzati erano i soli sopravvissuti a un arenamento sulla Seven Mile Beach in Tasmania nord-occidentale nel 2008, che portò alla morte di 50 balene. E questo fenomeno purtroppo non è raro. Lo spiaggiamento dei cetacei è un evento che accade quando uno o più esemplari si smarriscono. Fattori ambientali come forti correnti o tempeste, infezioni e inquinamento acustico possono disorientare l'animale, che quindi si arena sulle spiagge. La disidratazione, l'impossibilità a sopportare il loro peso o l'alta marea che copre lo spiatatoio portano poi alla morte del mammifero. Spesso però i soccorsi arrivano in tempo, molti sono stati i casi in cui persino gli abitanti della zona e i turisti hanno cooperato per salvare i malcapitati. Un sistema satellitare che controlli le balene o qualsiasi altro cetaceo fatto guarire e reintrodotto nel suo habitat naturale sembra quindi possa aiutare ulteriormente allo scopo.